Il Salone dell'Auto è, anche a Torino, uno dei grandi appuntamenti dell'automobilismo internazionale. Mosse dal vento, le bandiere garriscono festosamente sul Palazzo delle Esposizioni al Valentino. La Fiat è sempre presente con tutti i suoi tipi di macchine. La 600 è un'automobile che, oltre alle doti di solidità, manovrabilità e praticità, unisce quelle della gentilezza ed è cara perciò alle signore. Quattro ragazze carine come queste la riempiranno anzitutto con il loro sorriso. La 1100 TV, turismo veloce, piace pure a Rossana Podestà. Una diva del cinema non può che preferire una diva della strada. Linea, classe, economia di consumo, cambio dolce, ripresa potente. Te la presento io, l'attrice che fa per te. Trattala con riguardo perché è nuova del mestiere, comincia appena la sua strada. Ah, mica male, si presenta bene. Bel musetto. No, dico, ben molleggiata. Vogliamo sentirla? Dai, facciamolo un provino. Ci hanno riconosciuto. Cacciatore d'autografi, capirai. Hanno visto nella scala. E Gino Bramieri. Ecco le foto, la penna. Ecco le mie. Senta un po', ma lei perché ha fischiato? Scusi, sa, ma quando vedo passare l'auto 150 non posso farne a meno. Me la voglio gustare con calma. Permettono? È una gran bella macchina. Collaudatori a posto. Una breve corsa e ha inizio il carosello delle automobili Fiat. No, no, voglio guidare io. Realtà quotidiana dell'automobilista. Lo spazio per muoversi nelle grandi città diventa sempre più piccolo. Il sogno allora è di volarsene via. Passare dove altri non riescono, vendicarsi delle ore perdute. Thank you.
middle of the road, una bella grande famiglia scozzese, e siamo qui in Italia per comporre e incidere il commento musicale di un film su una nuova automobile. Do you recall some years ago, up in the mountains that were white with snow? Inside a cabin, MacDougall, he was planning, there's gonna be a showdown with somebody he knows. Well, he's been there a year or so. Something will happen very soon, I know. I hear him playing his bagpipes every morning. I think that it's a warning. He's gathering the crowd. Soon you'll hear the sound of people shouting. You will see the claymores in the hands. If you knew the reason for the fighting, you would never understand. Or Tweedle-dee, or Tweedle-dum, the tune MacDougall always used to hum. While he was fighting his rival Clan MacGregor, his honor he would never, the tyrant of his clan. We don't do-